Il restauro dell'antica chiesa dell'Immacolata Concezione è stata fortemente voluta dall'Arciconfraternita presieduta dal priore Maurizio Severino. Si tratta di un intervento che donerà nuova luce all'edificio situato a Piazza Duomo, uno dei patrimoni più importanti per storia e contenuti di Avellino. Già interessato dai lavori di ristrutturazione anche il Duomo, che, come assicurato dai responsabili dei lavori, finalmente sarà dotato di una pedana per permettere l'accesso alle persone diversamente abili. Una volta ultimate le opere, probabilmente l'area sarà vigilata da un sistema di videosorveglianza per fronteggiare i numerosi episodi di vandalismo che si registrano nella piazza. I residenti hanno salutato con entusiasmo il ritorno all'antico splendore dei due edifici religiosi e sperano che con il restauro del Duomo e della Chiesa dell'Immacolata trovi una nuova vita anche la collina della Terra. Il cuore antico della città, ancora ferito da tante incompiute situazioni di degrado, con la ZTL che fa ancora molto discutere i cittadini. Intanto il priore Severino, gli architetti Nardiello e Picariello sottolineano l'importanza dell'operazione di restyling che sta interessando la chiesa gestita dall'Arciconfraternita. Il senso dell'iniziativa è innanzitutto, corre subito l'obbligo di ringraziare sia l'architetto Picariello che l'architetto Nardiello che hanno accettato con grande anche spirito di sacrificio, perché rompiamo un po' le scatole, di fare questo intervento di restauro. L'intervento di restauro è una chiesa che praticamente sta nel cuore degli avellinesi, perché in questa chiesa, che tutti quanti conoscono come la chiesa di San Biagio, appunto la devozione verso questo santo è enorme ad Avellino. Il 3 febbraio, infatti, abbiamo sempre molta, molta gente che viene per chiedere grazie o ringraziamenti. La chiesa è un piccolo tesoro d'arte, un piccolo scrigno d'arte. Tutto questo grazie anche al mio predecessore, alla guida dell'Arciconfraternita, il compianto Gino Mazza, che è una persona di una serietà, di una fede e di una onestà di altri tempi, oserei dire. I tesori d'arte che abbiamo, ci teniamo a conservarli, siamo anche i custodi del tesoro dell'Assunta. Che non c'è da non dimenticare che la statua dell'Assunta che esce il 15 agosto, che in effetti è dell'Immacolata iconograficamente, è di proprietà di questa arciconfraternita, e noi teniamo anche alla sua salvaguardia, ovviamente qualche piccolo intervento di restauro, perché una statua del 1718 ogni tanto ha bisogno di essere ritoccata. Architetto Nardiello, come sarà organizzato questo percorso che porterà al restauro dell'Immacolata? Allora, io ringrazio Maurizio Severino per le parole che ha speso per me, però penso che tutta la comunità dovrebbe ringraziare il professore Severino, perché porta avanti con grande dedizione la gestione della confraternita. Maurizio, forse per brevità, non ha raccontato che questa è una delle confraternite più antiche di Avellino. La sua nascita dovrebbe risalire intorno al 500, stava all'interno del convento di San Francesco. Poi, per una serie di questioni, anche legate a dissidi con i padri che gestivano il convento, fu deciso a fine 1700 di edificare questo fabbricato a fianco al palazzo che vedete oggi, di cui non ricordo il nome. Però è uno degli ultimi interventi fatti di completamento sulla piazza, progettata tra l'altro da un architetto avellinese che si chiamava De Concilis. E voglio sottolineare anche questa cosa senza nessuna nota polemica, nel senso che ci stanno tanti architetti avellinesi che avrebbero bisogno di avere un poco più di spazio in tutti gli interventi che si fanno sul territorio. Per quanto riguarda l'intervento di restauro della facciata, io devo dire che già qualche anno fa facemmo una somma urgenza per quanto riguarda la copertura, perché c'erano delle copiose infiltrazioni sul tetto, e oggi invece stiamo sfruttando le opportunità legate ai bonus che si sono aperte e che stanno avendo un'accelerazione nell'ultimo periodo. Mi fa piacere anche notare che c'è qualche intervento di emulazione, nel senso che poi questi interventi favoriscono anche la nascita e il proliferare di ulteriori interventi sul territorio che fanno bene, soprattutto nel tessuto in cui ci troviamo. L'intervento di restauro riguarda la facciata. Noi abbiamo mantenuto tutte le parti intonacate, per cui
la consistenza è quella originaria. Naturalmente siamo andati ad intervenire con un consolidamento del supporto e poi naturalmente faremo la finitura con i materiali tradizionali dell'epoca. Oltre all'intervento sull'intonno c'è tutta la parte di pulitura delle superfici lapide che verrà realizzata con impacchi tradizionali e naturalmente l'eliminazione delle superfici, l'illuminazione dei agenti che avevano attecchito tipo muffa, agenti biologici che avevano attecchito sulla facciata. Contiamo di completare l'intervento nel giro di una ventina di giorni, un mese massimo, per cui restituiremo la facciata finalmente restaurata al contesto. Sulla facciata si è fatto già qualche ripresa, c'è pure qualche prova del colore. E in ultimo vorrei dire che questo intervento si inserisce in una programmazione che è partita già da diversi anni. Se voi ricordate, qualche anno fa ad un certo punto fu fatto un protocollo d'intesa tra Comune e Curia, la Curia aveva individuato tutta una serie di interventi da fare all'interno del centro storico e a ridosso del centro storico, anzi all'epoca parlammo di un raggio ideale di 40 metri in cui venivano contemplate tutte quelle che erano queste emergenze notevoli e pregevoli che il tessuto storico di Avellino ancora conserva e che molte volte vengono anche bistrattate. Architetto Picariello, ci troviamo in piazza Duomo, alle nostre spalle c'è il Duomo di Avellino, la chiesa dell'Immacolata che adesso è interessata dal restauro. Ecco, voglio dire, è comunque simbolico questo fatto di una piazza che sta ritrovando vita anche attraverso il restauro dei suoi edifici religiosi. Sì, è simbolico ed è evidente un attaccamento alla storia del nostro tessuto, alla nostra fede, perché stiamo parlando di chiese e noi, diciamo, sia per la Curia sia per l'Arciconfraternita viviamo con l'idea di preservare, di conservare questi edifici. Nel caso specifico, per quanto riguarda la Chiesa dell'Immacolata, anch'io sento di ringraziare molto tutta l'Arciconfraternita, tutti i confratelli, in maniera particolare il priore perché li rappresenta. Sono stato, diciamo, molto contento che l'idea dell'Arciconfraternita è stata quella di assegnare il progetto a me e all'architetto Nardiello. Loro sostanzialmente stanno investendo ed è giusto, diciamo, sottolineare anche questo discorso, perché l'Arciconfraternita sta investendo i propri risparmi affinché questo edificio possa essere tenuto nella maniera migliore possibile. Sull'intervento di restauro non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto ha detto l'architetto Nardiello pregevolmente. Aggiungo soltanto che è intenzione dell'Arciconfraternita, il priore, diciamo, in questi giorni ha manifestato l'intenzione di continuare il restauro anche all'interno, per cui l'edificio già di per sé pregevole e ricco di, oserei dire, uno dei più ricchi sotto l'aspetto proprio di tesoro e di iconografie, e quindi sarà anche restaurato all'interno, per cui l'Arciconfraternita si prende quest'onere di restituire alla città un edificio nella sua maniera migliore. Per quanto riguarda il Duomo, invece, che è interessato dall'intervento di restauro? Per quanto riguarda il Duomo, stiamo facendo i lavori in copertura. Anche qui l'architetto Nardiello è il direttore dei lavori. Stiamo facendo i lavori in copertura. Terminata la copertura, completeremo le facciate. Il programma, diciamo, sarebbe quello di fare tutti gli esterni. La facciata è molto importante, anche sulla facciata stiamo pensando di fare qualche saggio per capire se quanto ci restituiscono i libri di storia può essere attendibile. Comunque stiamo lavorando, è prematuro, diciamo, sia la tempistica che
qualche novità in merito, però il programma è quello di fare tutti gli esterni e poi anche di magari verificare se c'è la possibilità di fare qualche intervento nella cripta del Duomo, perché il parroco Don Enzo è molto intenzionato a riprendere i lavori della cripta. Abbiamo predisposto un progetto per il superamento delle barriere architettoniche, per cui dovremmo predisporre una salita per i diversamente abili sul lato destro, tagliando parte della balaustra, e nelle intenzioni del vescovo attuale, ma anche quello dei predecessori, è quello di rimuovere la recinzione che chiude il sagrato della chiesa, per cui vorremmo liberare questo corpo. Mi fa piacere che è uscita questa discussione, questo chiarimento, e colgo l'occasione per fare un appello agli avellinesi di preservare questa struttura, perché togliamo le recinzioni, però devo anche dire che nel corso delle lavorazioni si sono manifestati degli atti di vandalismo, per cui questo territorio avrebbe bisogno un poco più di attenzione e di controllo, soprattutto nelle ore notturne, perché sovente ritroviamo materiale lasciato abbandonato nei pressi delle scale. Non vorrei che poi l'apertura di certe zone possa corrispondere ad un aumentare degli atti vandalici. E un'ultima cosa vorrei aggiungerla ricordando la persona che prima di me ha avuto l'onere, l'onore e il piacere di intervenire su questa facciata. L'ultimo intervento è stato fatto, se non ricordo male, ma dovrebbe essere così, dal compianto Marcello Petrignani. E abbiamo trovato un intervento fatto non a regola d'arte, ma molto di più. Cioè, se oggi la facciata del Duomo e il Duomo, compreso il campanile, è in queste condizioni, dobbiamo ricordare l'impegno notevole che ha profuso Marcello Petrignani all'atto del restauro, per cui è un tributo anche alla memoria del compianto Marcello Petrignani.